Non sto scherzando, è da un'ora che cerchiamo di capire la data esatta in cui abbiamo iniziato a fare la barley wine. Un'ora. Finalmente siamo riusciti a capirlo, a desumerlo un po' dai messaggi scritti sul forum, da date scritte casualmente su descrizioni di video. La barley wine l'abbiamo iniziata a fare il 28, in realtà il 28 marzo di quest'anno. Il 28 abbiamo preparato lo starter e il giorno dopo, a circa 30 ore dall'inizio della fermentazione dello starter, abbiamo iniziato a fare il mosto della barley wine. Poi dopo circa una settimana, adesso ho dimenticato precisamente tutto, dopo circa una settimana abbiamo fatto il primo travaso. Il giorno prima avevamo letto la densità per vedere se, cioè per diciamo assicurarci che un travaso non, come dire, rallentasse i lieviti, che comunque già erano scarsi perché per inesperienza abbiamo preparato uno starter di solo mezzo litro. Quanto ne serviva uno di 1,5 litro, 2, visto che la barley wine è una birra molto alcolica, doveva venire circa 10 gradi. Quindi dopo il travaso si è rallentato un po' dopo qualche giorno si è rallentato un po' la fermentazione, il gorgogliatore si è quasi fermato. Dopodiché, avendo visto che sul fondo si erano depositati molti lieviti, ho pensato di fare un ulteriore travaso. Visto che la densità non era ancora arrivata al giusto livello, diciamo, ho deciso di aspettare. Chiedendo un po' sul forum, alcuni mi consigliavano di aggiungere un altro lievito per fare sì che la densità scendesse dai 1030 ai 1024-1025 attesi. La densità iniziale era 1098, quindi 98 diviso 4 faceva, mi pare, 24,5. Quindi 24, 20, 1024, 1025 era la densità finale attesa. Alcuni mi consigliavano di aggiungere un lievito per concludere, diciamo, la fermentazione. Altri mi dicevano di imbottigliare tranquillamente. Il lievito non l'ho trovato, e poi ero un po', come dire, ero esausto di questa birra che è stata un sacco di tempo. Altre 4 birre da preparare. Non è che le devo preparare per forza subito, però insomma non vedo l'ora di farle, insomma. Quindi ho chiesto anche consiglio a Jean-Luc, che poi tra l'altro ha preparato il kit, diciamo, della barley wine, e mi ha detto che posso, secondo il suo parere, posso imbottigliare, stando attento a non esagerare con lo zucchero da aggiungere nella bottiglia. Probabilmente perché poi verrà o troppo frizzante o addirittura esploderanno tutte le bottiglie. Insieme una notte esploderanno tutte le bottiglie e vedremo queste bottiglie esplodere tutte contemporaneamente. Navigheremo in un lago di barley wine. Quindi adesso abbiamo deciso, qualsiasi sia la densità, di imbottigliare. Comunque la densità la controlliamo per vedere più o meno di quanti gradi verrà questa birra. C'è quella formuletta empirica che serve, insomma, a calcolare così approssimativamente la gradazione alcolica della birra finita. Quindi adesso faremo l'ultima in assoluto misurazione della densità e domani imbottigliamo. Poi tra un anno vediamo cosa è uscito fuori. Ok? Sta bene. Eccola qua. In effetti c'è meno schiuma rispetto ai giorni passati. Ho letto sul forum da qualche parte, non mi ricordo dove precisamente, su quale forum, però comunque è un forum dove si parla di birra, ovviamente, che conviene misurare la densità facendo sgasare sostanzialmente la birra. Perché ho chiesto, mi hanno detto che adesso non mi ricordo chi del forum di birra mia, che le bollicine aderiscono al densimetro e lo fanno, come dire, spingere, lo spingono, seppur di pochissimo, verso l'alto. Quindi la densità potrebbe risultare poco attendibile. Io l'altra volta ho provato questa cosa, cioè quindi ho preso un campione, l'ho sfiatato 30.000, l'ho agitato e l'ho sfiatato continuamente e ho controllato la densità prima e dopo lo sfiatamento forzato, però la differenza era pochissima. Prima è caduta una goccia di birra proprio esattamente sull'obiettivo
della telecamera, del cellulare, proprio lì doveva capitare, cioè proprio. Cose da pazzi. Adesso noi non sfiatiamo niente, non sgasiamo niente, non agitiamo nulla e immergeremo il nostro densimetro nel campione, che ha sempre un ottimo odore, non puzza di fogne. Ribadisco sempre questa cosa, importantissima. Sto per immergere. Speriamo che sia scesa un po'. No. Niente da fare, la densità è rimasta a 1030. I lieviti hanno deciso di morire, di non fare più nulla. La gradazione alcolica era troppo alta e il lievito non ha retto. Lo starter è stato troppo fiacco. In ogni caso, come già anticipato, domani imbottiglieremo. Ho fatto pochi.